Allora, secondo me un tuo sogno è stato quello di diventare un poeta. E un altro sogno, qual è? Un altro sogno è il risolto realizzato a metà, era quello di diventare un musicista, suonatore. Suonavo la chitarra, strimpellavo la chitarra, suonavo il tamburo. Dopo un po' uno che suona vede che raggiunge una specie di limite e dice o lo supero e divento un musicista vero, allora devo suonare davvero, devo imparare, le dita devono sapersi davvero muovere in fretta, bisogna imparare la tecnica. O se no sarò sempre un orecchiante, uno che strimpella. A un certo punto la mia vita si è spostata, non suono più la chitarra, suono le rime. Però un'altra volta se rinasco suonare veramente, fare i tour nelle piazze, suonando sui palchi insieme agli altri. Suonare con gli altri è una cosa meravigliosa che non si assomiglia a nient'altro nella vita. Ecco, quello è un sogno che rimane se rinasco. Allora, tu hai scritto un libro sulla rabbia, ma hai scritto, se i bambini sono felici, ti verrebbe in mente di scrivere un libro sulla felicità? Eh sì, sai che è davvero una cosa che devo mettere in cantiere, in forno. È vero, io finora ho scritto per 15 anni, anche di più, 20, poesie, filastrocche, racconti e libri sulle cose buone, come dovrebbero essere se fossero buone, libri che potrebbero essere identificati come, tra virgolette, buonisti, politicamente corretti, cioè che consigliano di risolvere le cose nel migliore dei modi, sull'accoglienza, sull'intercultura, sull'ambientalismo. È la prima volta che mi azzardo a scrivere un libro sulla rabbia, cioè i sentimenti di conflitto, di deflagrazione di qualcosa che non va. Il passo ancora più difficile è il successivo. In questo caso c'è una cosa importante che voglio dire, sì. In mente avevo da tanto quest'idea del sussurro degli alberi che crescono. Cosa vuol dire? Si dice, si usa dire che fa più schianto, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Fa notizia, si parla di tutto ciò che va male. I giornalisti dicono, la notizia è che un uomo ha morsicato un cane, non che un cane ha morsicato un uomo. Ecco, questi schianti di alberi che cadono, di cose che vanno storte, che vanno male, che rendono impossibile sentire il sussurro della foresta che cresce, secondo me occorre che qualcuno metta mano a questo problema e che quindi si prenda carico di far sentire il sussurro della foresta che cresce. Ecco, un libro sulla felicità dei bambini può essere questo. È un libro molto difficile, ma è un suggerimento quanto mai opportuno. Va nella direzione di questa tentazione che io avevo, di fare qualcosa per far sentire, amplificare, mettere un microfono al sussurro degli alberi che crescono. Allora, tu scrivi poesie, hai cercato di fare il cantante, ma disegnare? Mai provato a illustrare uno dei tuoi libri? Non il cantante, il musicista, non il cantante, il musicista suonava, strumentista, suonare, no, a illustrare no, perché c'è pure qualcosa che bisogna rinunciare a fare. Io sono molto sospettoso verso un eccessivo eclettismo, diventa anche un po' un'autocrazia, cioè io sono sufficiente a me stesso, io invento, io scrivo, io disegno, io canto, io suono. Non può andare completamente bene, almeno io non ce la faccio. Sono alcune persone molto geniali, una è Antonio Catalano, quel meraviglioso mimo, attore, scrittore, costruttore, giostraio, acrobata, cantante, musicista, un vero uomo rinascimentale, ma uno ce n'è, uno ogni mille. Disegnare no, disegnavo quando ero piccolo e poi il ragionamento è quello, se io mi sono allenato per tanti anni a scrivere bene,
non mi sono allenato a disegnare, non c'ho esercizio, non c'ho disciplina, non c'ho maestria. Ci sono altri che per tutta la vita si sono allenati, addestrati, hanno studiato, si sono esercitati a disegnare, è meglio che lavoro con loro. Allora, tu hai detto che sei stato un alunno di Rodari. E se qualcuno ti chiede se per lui tu facessi il maestro, accetteresti? Un alunno non del tutto, ha avuto altri maestri al DAMS, anche se al DAMS, che è questa università che ho fatto a Bologna 25 anni fa, disciplina delle arti, musica e spettacolo, una mia compagna di corso era la figlia di Rodari, guarda caso. Alunno di Rodari no, ma sto camminando sulle strade che lui ha aperto in qualche modo, come dice una filastrocca che ieri ho letto, che forse rintracciate, anche sul mio sito se la volete citare la rintracciate, fra le rime d'occasione. Diventare suo maestro no, non è possibile perché c'è un corso del tempo, dei fiumi, delle stagioni. I fiumi non possono andare a rovescio, non possono risalire verso la sorgente. Io mi sento continuatore dell'opera di Rodari in certe filastrocche che adesso sembrerebbero un po' fuori moda. Possiamo chiamarle politiche, possiamo chiamarle ideologiche, no, ma che hanno dentro un ideale e cercano di suggerire un mondo migliore, ecco. In questo senso io cammino sulle strade aperte da Gianni Rodari. La filastrocca diceva così, tutti noi, finiva così, tutti noi suonatori di rima, tutti noi musicanti di Brema, noi poeti, un po' galli, un po' cani, un po' gatti e somari, camminiamo sulle strade aperte da Gianni Rodari, ma non potrei mai essere suo maestro. Allora, ti arrabbieresti se io ti dico che per me sei stato un maestro, proprio perché da te ho imparato che la poesia è una verità, proprio viene dal cuore. E se la mano scrive cose che non vengono dal cuore, si ammala la mano. È così, così. No, non mi arrabbierei, sono pronto ad accogliere il compito di maestro, perché è nell'ordine delle cose, è nella sequenza da sorgente a torrente, a fiume, a foce, a mare. C'è quest'ordine qua e prima di me ci sono stati dei maestri a cui io sono stato grato. Giuliano Scabbia, Gianni Celati, Ferdinando Taviani e poi gli scrittori, Elio Vittorini, Gianni Celati stesso, Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, tantissimi che hanno scritto in un italiano meraviglioso. E io sentivo questi come i miei maestri che non era possibile emulare. Bene, se io ho avuto dei maestri è tempo che io restituisca quello che mi è stato dato e quindi accolga. E io poi non mi vergogno del termine maestro per due motivi. Uno, perché mia mamma era maestra, mio zio, mia zia maestri elementari, mio nonno, mia nonna maestri, vengo da una famiglia di maestri. E poi quando nel sud si usa chiamare i muratori, i piastrellisti, gli idraulici, i falegnami, sono tutti maestri, dice questo è maestro di legna, maestro di muro, maestro di tubi, e quindi anche io sono maestro, accolgo volentierissimo l'onore di questa qualità. Le domande sono terminate e ti ringrazio molto perché hai contribuito ad aiutare il blog. Ti dico alla prossima.